amica, benvenuta o bentornata sul mio canale YouTube. In questo video ti vado a parlare di un brand che ho scoperto in viaggio, che mi ha stupito tantissimo, che mi ricorda un brand italiano che è fallito, ma te ne parlo dopo la sigla. Il brand è Vendula London, sì, nome strano. È un'altra cosa particolare, sono due borse. Sigla. Eccoci qui di venerdì a parlare di borse, a recensire borse nuove con il nostro consueto appuntamento, così si dice nelle versi formali, il lunedì e il venerdì. Oggi è venerdì e parliamo di Vendula. Premessa, ero in Gold Coast, che si trova in Australia, si trova fra Sydney e Brisbane. La Gold Coast è un posto spettacolare, sono andata a trovare mio fratello in estate. Eravamo a Surfers Paradise, che è un paradise perché ci vorrebbe vivere chiunque, anche chi non ama il mare, ma è un posto incantevole, che tu praticamente è un incrocio fra Miami, New York, cioè è un posto indescrivibile che vi suggerisco di andare a visitare perché davvero è incredibile. Vabbè, tolto che io poi ci sono legata perché ci vive mio fratello e la sua famiglia. Comunque passeggiavo per le vie della città e improvvisamente nella vetrina mi compare questo brand. Entro perché comunque uno sta in vacanza, ma la mente lavora, le borse, cioè la mia ossessione, io penso di essere psicoborsaica, non so neanche se esiste un termine, comunque penso che esista una malattia che adesso è diventata, cioè io non ho mai avuto la malattia compulsiva di comprare le borse. Da quando ho cominciato e mi sono appassionata all'idea di comprare borse, perché ripeto, queste borse le compro con i miei soldi, il video non è sponsorizzato e lo faccio per combattere la contraffazione e raccontare quello che c'è dietro, e forse non faccio neanche abbastanza in questo senso, dicevo, da quando questa è diventata una missione, io sono diventata compulsiva perché guardo, dico, magari che ne so, alla mia amica su Instagram, ah, mi aveva suggerito quella borsa, allora se le posso trovare una borsa simile, poi Carmen mi ha suggerito quello, Lara mi ha suggerito quell'altro, Meli mi ha... cioè, una confusione, cioè guardo le borse e penso a ognuna di voi che mi suggerite sui vari canali, compra questo, compra quello, quello. Poi avete la capacità, devo essere sincera, di trovare sempre brand che non ho ancora analizzato, e che è una cosa gravissima perché è una mia pecca che non riesco ad avere questa visione globale del mondo delle borse, una vostra capacità, e quindi mi sento anche inferiore a voi che avete queste competenze maggiori proprio di conoscenze del mondo delle borse rispetto a me. E poi c'è un aspetto dal punto di vista che non so dove metterle le borse, quindi poi troveremo un modo, lo dico da un sacco di tempo, penso di aver individuato una mezza cosa. Ma fatta questa premessa, camminavo per strada, guardo sta vetrina e vengo colpita da queste borse di Vendula London, che se vai a vedere sul sito, di cui ti comparirà un'immagine fra poco, sono proprio cretina, cioè, proprio così, vedi che sono delle borse molto particolari. Quando le ho viste ho pensato subito a Braccialini, che è un brand che purtroppo, ahimè, sta passando dei periodi, è un'azienda che sta in amministrazione controllata, insomma i dipendenti hanno avuto delle situazioni abbastanza tragiche, passate in varie mani, insomma tutta una storia. Braccialini faceva tutti questi modelli particolari a forma di gufo, di cane, di casetta, insomma se ricordi il brand hai ben presente di cosa parlo, soprattutto perché è un brand molto âgé, è un brand più che appartiene a noi, un po' più vecchiette, insomma, da questo punto di vista. Quindi quando ho visto queste borse mi hanno colpito, una in particolare anche per la chiusura. Ne ho comprate due perché c'era mio marito con me, stranamente se n'è innamorato pure lui, ha detto no, sono troppo particolari, ed effettivamente sono particolari. Hanno un'altra cosa, che sono vegan, quindi sono fatte in similpelle, anche se sul sito in maniera errata c'è segnato ecopelle, ma sono di plastica. Hanno tutta una serie di lavorazioni, applicazioni che dicono vengono fatte a mano. Volevo vedere dove sono prodotte, ho approfondito. È un brand che esiste dal 2003 ed è nato proprio a Londra, quindi un posto che devo assolutamente visitare. Dicono che tu camminando nei mercatini, nelle cose, rivedi molte delle immagini che poi loro ripropongono sulle borse. Le borse che ho acquistato erano due, sono due, e le ho pagate, insomma, rispetto
rispetto al sito, circa 70 euro in meno. In totale, insomma, con il cambio euro-dollaro australiano, ho pagato le borse 200 euro, 200 euro l'una, un prezzo importante, anche perché il prezzo pieno era di quasi 300 euro, quindi insomma una borsa importante, però considerato che era in Australia, di importazione, fatto cambio sterlino eccetera eccetera, insomma la borsa costa. Poi andiamo a guardare, loro investono tantissimo in marketing, in promozione, hanno questa immagine fighissima, insomma, di anni 50. Andiamoci a guardare le borse, te ne analizzo una dal punto di vista tecnico, quell'altra te la faccio vedere soltanto perché, insomma, per condividere con te un'altra fantasia, però per non dilungarmi troppo, che è inutile che te le faccio vedere tutte e due tecnicamente, poi le andrò a testare. Ovviamente dimmi cosa ne pensi, se tu conoscevi già questo brand e non me l'hai detto. Mi raccomando, scrivimelo qui sotto e iscriviti al canale se non sei iscritta. Quale scegliamo delle due, marrone o lilla? Marrone o lilla, marrone o lilla, marrone o lilla? Quale sceglierò? Marrone. E ti spiego pure perché. A parte che la trovo fantastica, perché c'è il mio sogno, io quando l'ho vista ho pensato al Giappone, cioè è un mio sogno praticamente passeggiare, tipo, che ne so, a Tokyo. Tutte mi hanno parlato di città particolarissime che ci sono intorno, e quindi quando l'ho visto, ho visto questa paglia qua sotto, non so perché mi è venuta in mente questa cosa del Giappone, e poi magari non c'entra niente, infatti è un cottage. Non puzza, benché insomma di importazione e tutto il resto. E la cosa che mi ha conquistato tantissimo, ha conquistato soprattutto mio marito, è questa qui, l'apertura. Quindi ce l'andiamo a guardare un pochino, ma io trovo davvero figo. Cioè, alla fine, per capirci, quest'altro non è che, per dire, una borsa medica, non so se ce l'hai presente, no? Rivista, rivisitata in chiave nuova, un po' più moderna, con tutta una serie di dettagli, ma quelle, cioè questo è un tipo di montaggio che viene fatto per le borse mediche, per capirci. Andiamo a vedere all'interno. All'interno c'è questa stampa leggermente nazionalista, è come se noi facessimo borse a Napoli e mettessimo il Vesuvio e la sfogliatella sopra la cosa, però giusto così per dire dove è ideato il brand. C'è una taschina con una lampo, ovviamente non riesco ad aprire tantissimo, provo a tirarti fuori, grandioso. C'è una targhetta con scritta Vendula London, design in London e made in PRC. Ovviamente se tu guardi la borsa trovi che è tutto cromaticamente perfetto, quindi c'è tutto questo studio della stampa, c'è questa tasca posteriore che trovo molto simpatica per metterci il cellulare dentro, davanti mi diceva la commessa, e poi ho letto sul sito, queste applicazioni molte vengono fatte a mano e quindi magari può capitare che le borse non sono nemmeno tutte uguali. Trovo fantastico, speriamo che duri e di non perdere queste scritte qua, perché sono, come sai, un camionista. Dietro c'è anche una porta posteriore che è come se facesse vedere che c'è un gatto poi messo all'interno, molto molto carina secondo me. Il manico non gratta ed è imbottito. Adesso arriva il momento difficile, Ornella deve trovare dove poter agganciare la tracolla. Diciamo che orientativamente penserei che si deve mettere qui, anche se ricorda molto braccialini, sinceramente si affaccia un po' di più al mio gusto, perché ha uno stile un po' più vintage, un po' più anni 50, un po' più vicino proprio a quello che è il mio gusto. Ti faccio vedere anche l'altra borsa che ho comprato, per poi mi dirai nei commenti se ti piace più questa qua dai colori marroni oppure questa qui, che io anche questo trovo fantastica. Probabilmente i designer impazziscono per i gatti, perché sono gatti ovunque, che in questo caso però ha degli agganci. Anche in questo caso c'è la fodera stampata. Passiamo ai voti. Per le cuciture il mio voto è 4,5, come vedi, insomma qui molto più che qui, perché insomma qui le cuciture le puoi osservare solo nei laterali. Per la tintura il mio voto è 4. Meno male, gratta ma pochissimo. Per le rifiniture il mio voto è 5.
sia dal punto di vista dei dettagli, non ci sono fili, non ci sono sbavature, dettagli curati tutto dall'accessorio al nome sul tutto, quindi rifiniture e dettagli 5. Per la valutazione, qualità-prezzo, il mio voto è 4. Ovviamente sono borse molto strutturate, hanno un costo importante, ma essendo di plastica, fra virgolette, comunque non essendo di pelle, hanno un costo importante. Per noi, insomma, che abbiamo sempre budget e facciamo un po', come dire, i conti della serva. In questo senso, però, mi sento di consigliarla perché è un ottimo prodotto e anche molto particolare. Per la valutazione utilità, ovviamente non sono borse da lavoro, sono borse da passeggio, sono leggere, quindi le utilizzerò, questa molto più di questa leggera, le utilizzerò, ti dirò come sono, in generale vanno abbinate ad un'altra borsa, quindi valutazione utilità 4. Per me le borse sono promosse che sono particolari, sono contenta di averle scoperte, le testerò, ti dirò come sono, se mi segui su Instagram troverai, ovviamente se tu conosci questo brand o brand simili ti invito a suggerirmeli qua sotto, a dirmi cosa ne pensi, a mettermi un mi piace, non andare via senza il mi piace, che non è giusto, mi devi supportare e sopportare. Ci vediamo al prossimo video, ciao da Ornella.